Salve a tutti, sono Brian Fari ed eccoci con un altro episodio extra della Cose Run, dove vedremo in questo episodio le varie materie. Le materie ovviamente mostrate nel CD1. Su schermo mostrerò l'effetto di queste materie, anche se in alcuni casi non avremo il supporto visivo perché ancora devo eventualmente sbloccare cose così, oppure un'altra cosa, ma che vedremo dopo. Iniziamo con le green materie, le magic materie, che ci permettono di utilizzare delle magie. Le magic materie infliggono una variazione di status che si divide principalmente in due branche: meno 2% di HP massimi, 2% in più di MP massimi, meno 1 di forza e 1 di magia per una branca di magie che chiamerò tipo A, tipo 1, è meno 5% di HP massimi, più 5% di MP massimi, meno 2 di forza, meno 1 di vitalità, 2 di magia e 1 di difesa magica, per una tipologia che chiamerò tipo B. Quindi iniziamo con Fire, Hono, Fiamma, di elemento Fiamma. Permette di utilizzare Fire, dopo 2000 AP, Fire 2, dopo 18000 AP, Fire 3, 35000 AP per il livello Master. Ricordiamo che a livello Master la materia si duplica. Costa 600 Guil, ce l'abbiamo come equip iniziale di rete 13esimo e possiamo comprarla al Sector 7 Slums, al Sector 5 Slums, al Wall Market, a Four Condor, a Middle, Costa del Sol e Junon Part 1. Ice, Reiki, Gelo. È di elemento Gelo e permette di utilizzare la magia Ice, anche se in originale è Blizzard. Ice 2 dopo 2000 AP, Ice 3 dopo 18000 AP, 25000 AP livello Master. Fa parte dell'equip iniziale di Cloud e possiamo comprarla negli stessi luoghi di Fire: Sector 7 Slums, Sector 5 Slums, Wall Market, Four Condor, Midile, Costa del Sol, Juno Part 1. Hearth, Daichi, Terra, di elemento Terra. Permette di utilizzare Quake, Quake 2 dopo 6000 AP, Quake 3 dopo 22000 AP, 40000 AP livello Master, costa 1500 Guil e si può comprare a Calm, a Costa del Sol e a Juno Parte 1. Lightning, Ikazuchi, Tuono, di elemento Tuono. Permette di utilizzare Bolt, Bolt 2 dopo 2000 AP, Bolt 3 dopo 18000 AP e livello Master ci va dopo 35000 AP. Costa 600 Guil, Sector 7 Slums, Sector 5 Slums, Wall Market, Four Condor, Minir, Costa del Sol, Juno Part 1. E lo troviamo nell'equip iniziale di Cloud. Restore, Kaifuku, Ricovero. Permette di utilizzare Cure, Cure 2 dopo 2500 AP, Regen dopo 17000 AP, Cure 3 dopo 25000 AP e Van Master con 40000 AP. Costa 750 Guil e si può comprare a Sector 7 Slums, Sector 5 Slums, Wall Market, Four Condor, Midil, Costa del Sol, Part 1 e Juno Part 1. E si può trovare a Number 1 Reactor, praticamente è obbligatoria. Heal, Cirio, Trattamento. Permette di utilizzare Poisona, Esuna dopo 12000 AP, Resist dopo 52000 AP e Val Master dopo 60000 AP. Costa 1500 Guil e si può comprare a Calma, Juno, la Costa del Sol, Part 1 e a Gongaga. Poi abbiamo Revive, la prima del Type B. Nome originale Sosei, Resurrezione. Permette di utilizzare Life, Life 2 dopo 45000 AP, Val Master dopo 55000 AP. Costa 3000 Guil e si può comprare a Juno e a Costa del Sol, Part 1. Seol, Fujiro, Chiusura. Racchiude in sé gli status Sleep e Silence, quindi vedremo dopo con la Dead Effect cosa questo significa. Type A, e rimarremo così per un bel po'. PS, quando non c'è un elemento o uno status preciso, farà parte dell'elemento Hidden, di cui ho già parlato nella Cose Run. Ci permette di utilizzare Sleeple, Silence dopo 10000 AP, Master dopo 20000 AP, e se compra Juno e a Costa del Sol parte 1 a 3000 Guil. Mystify, Madowasu, Disorientato. Include gli status Confusion e Berserk. Permette di utilizzare Confu, Berserk dopo 12000 AP e va a livello Master dopo 25000 AP. Si compra Gongaga e Cosmo Canyon con 6000 Guil. Transform, Enshin, Trasformazione. Include gli status Frog e Mini. Permette di utilizzare Mini e Toad dopo 8000 AP. Va a livello Master dopo 24000 AP. Si può comprare a 5000 Guil, a North Coral, a Cosmo Canyon, a Gongagan e a Middle dopo... spoiler... ma si può anche trovare a Coral Bridge e fa parte dell'equip iniziale di Get Sif. Exit, Redux, che significa ritiro. Permette di utilizzare Escape e Remove, la cui traduzione originale è The Zone, sia The Zone, dopo 10000 AP. Al Master con 30000 AP. Costa 10000 e si può comprare a Rocket Town. Poison, Doku, Veleno, elemento Poison, status Poison. Permette di infliggere Bio, originariamente in giapponese si chiama Bio, Bio 2 con 5000 AP, Bio 3 con 20000 AP, 32000 AP livello Master, costa 1500 Guil e si può comprare a Calma, a Costa del Sole, a Juno Part 1 e si trova anche nello Shire HQ al piano 67. Gravity, Juryoku, Gravità, elemento Gravity. Permette di infliggere Demi, Demi 2 dopo 10000 AP, Demi 3 dopo 20000 AP, livello Master 40000 AP. Costa 8000 Guil e si può comprare a Costa del Sole nella parte 2 o nella parte 3 o a Midil dopo
spoiler, quindi dopo, dove si ottiene la materia fissa, nella Cave of the G, è praticamente di strada, è quasi impossibile mancarla. Barriera, Type B, come tutte quelle che vedremo dopo, e ci permette di infliggere Barrier, Embarrier dopo 5000 AP, Reflect dopo 15000 AP e Wall, un misto tra Barrier ed Embarrier, dopo 30000 AP. Master, 45000 AP. Si compra Rocket Town a 10000 Guild. Comet, Insechi. Per quanto Insechi significa meteorite, ha anche un altro significato, ossia responsabilità. Significa anche promesse di matrimonio, ma voglio soffermarmi un attimo su responsabilità, perché quando è che prendiamo Comet? Poco prima della morte di Elf. Claude, dopo aver preso la materia Comet, dovrà assumersi le sue responsabilità. Type B, come detto prima, ci permette di utilizzare Comet al lancio e Comet 2, che in originale si chiama Cometeo, con 12000 AP, al Master con 60000 AP. Si trova solo, per l'appunto, nella Forgotten Capital. Time, Gigan, Tempo. Include gli status Slow e Stop, Type B. Utilizza Aste, poi Slow dopo 8000 AP, Stop dopo 20000 AP e va al Master con 42000 AP. Si compra a 6000 Guild, a Gongaga e a Rocket Town. E infine, Destruct, Sciomezzo, Annichilazione. Include lo status Death, Type B, e permette di lanciare prima The Barrier, poi The Spell, che è la traduzione corretta di Dispel, come vedremo più avanti nei futuri capitoli della saga, dopo 6000 AP, e Death dopo 10000 AP, 45000 AP per il livello Master. Ce la lancia praticamente Sephiroth nella Shira Mansor, ma solo nel CD1 o nella Part 1, ma possiamo comprarlo più avanti a Fort Condor nel disco 2, nel disco 3 o a Midil dopo, spoiler. Andiamo nelle materie gialle, yellow o nelle command materie, che ci permette di utilizzare più comandi durante una battaglia. Iniziamo da Steel, Nusumu, furto, aumenta la dexterity di D2, a livello 1 abbiamo Steel, ossia appunto il furto, a livello 2 abbiamo Mag, il cui nome originale significa saccheggiare. Dopo 40000 AP, a 50000 AP arriviamo al livello Master. Lo troviamo nelle fogne sotto il Wall Market, oppure possiamo comprarla a Calm con 1200 Guild. Sense, Miyaburu, Percezione, ci permette di utilizzare Sense e a 40000 AP va al livello Master. La troviamo nel Green Park del Sector 6 o come equip iniziale di Red 13, ma possiamo comprarla anche a Calm e nella Part 1 di Junon con 1000 Guild. Throw, Nageru, Lanciare, aumenta la vitalità di 1, ci permette di utilizzare Throw o Coin, Zeninage, una delle abilità più famose del Samurai, con 45000 AP. A 60000 AP va a livello Master. La possiamo trovare come equip iniziale di Yuffie, o possiamo comprarla a Fort Condor o a Rocket Town dopo che otteniamo l'aeronave, con 10000 Guild. Morph, Henka, Trasformazione, ci permette di utilizzare Morph e va al Master con 100000 AP. La troviamo solo nel Temple of the Ancient ed è quindi missabile. Deathblow, Issaz, Shimizu, Colpo mortale, aumenta la fortuna di 1 e ci permette di utilizzare il comando D.blow, mancava lo spazio. Va al Master con 40000 AP. Deathblow ci permette di infliggere un colpo critico ma con la mira ridotta di un terzo. La troviamo a Gongaga oppure possiamo comprarla a Fort Condor e a Rocket Town dopo aver ottenuto l'aeronave a 10000 Guild. Infine Manipulate, Hayatsun, Manipolazione, ci permette di utilizzare il comando Manip, punto, sempre per lo spazio, e va al Master con 40000 AP. Costa 10000 Guild e possiamo comprarla a Fort Condor e a Rocket Town dopo aver ottenuto l'aeronave e possiamo trovarla anche come equip iniziale di Gate Sith. La percentuale di riuscita di Manipulate equivale a la differenza di livello tra l'utilizzatore e l'obiettivo più 50, quella è la percentuale di utilizzo. Quando si utilizza una materia speciale chiamato, che non sto qui ancora a parlarne perché si ottiene molto più avanti, la possibilità è ridotta di 4, quindi per quando abbiamo uno spettro più ampio di poter colpire qualcuno. Per poter poi far sì che tutto ciò si randomizzi, un numero casuale tra 0 e 99 deve essere minore della possibilità percentuale ottenuta prima, per appunto farlo diventare percentuale. Ci sarà poi più avanti un oggetto che porterà queste percentuali sempre a 100, ovviamente se i nemici non ne sono immuni. Infine, come apocrifo, vediamo Enemy Skill, Tekinowaza, tecniche del nemico. Ne abbiamo già parlato approfonditamente in uno degli ultimi episodi della Coserana del CD1. Possiamo ottenerle solo 4, visto che non si masterizzano. Nello Shire HQ, dove troviamo Red 13, la prima, a Juno nella Beginner's Hall, nella Forgotten Capital e nella casa del Chocobo Sage, che attualmente è l'unica che ci manca. Proseguiamo con le Blue Materia, le Support, che io ho sempre viste grigie e le vedrò sempre grigie. Ne vediamo solo 5. Iniziamo con Added Effect, Suikakoka, aggiunta solidificata. Qui andiamo molto di traduzioni
molto giapponesi, quindi non vi preoccupate se dico cose senza senso. Va al Master con 100.000 AP, funziona linkata con Poison, Seal, Mystify, Transform, Time, Destruct, Contain, Chocomon, Odin e AIDS, perché per l'appunto con gli status detti prima c'è il 20% di possibilità di infliggere quello status se lo linkiamo con questa materia, e invece ne abbiamo l'immunità se lo mettiamo nell'armatura. Infatti molte volte si linka la materia Destruct ad Added Effect per avere il 20% di possibilità di infliggere morte. Possiamo trovarla nella Cave of the G e tra l'altro è missabile. Proseguiamo con la support materia più famosa di tutte, Hall, Zentaika, Molti. A livello 2 ci va con 1500 AP, a livello 3 con 6000, a livello 4 con 18000, a livello 5 con 35000 AP, che va anche a livello Master. Si può linkare a Restore, Heal, Revive, Fire, Ice, Lightning, Earth, Poison, Gravity, Seal, Mystify, Transform, Time, Barrier, Destruct e con la Master Magic. In base al livello della materia permette di lanciare più volte la magia selezionata a tutti i nemici, diminuendo però l'efficacia di un terzo. Possiamo trovarla nel Sector 7 Slums, nello Shinra Chikyo 63° piano, fa parte dell'equipe iniziale di Red 13°, lo troviamo a Mount Nibiru, a Great Glacier, al Cargo Ship, e le tendono pure a Fort Condor dopo aver ottenuto l'aeronave a 20.000 guild, anche se sappiamo che possiamo venderle a 1.400.000. Proseguiamo con Elemental, Zekusei, attributo o vita terrestre. Inizia ovviamente a livello 1, va a livello 2 con 10.000 AP e va a livello 3 con 40.000 AP e infine a livello Master con 80.000 AP. Si può linkare con tutte le materie tranne le support e le enemy skill. Quando linkata in un'arma, l'arma prende l'Elemental o l'Hidden se la materia linkata non è elementale, mentre l'armatura prende la difesa, a livello 1 dimezza, a livello 2 nullifica, a livello 3 assorbe quel determinato elemento. La troviamo nello Shinra Chikyo 62° piano se diamo al sindaco al primo colpo la password giusta, poi al Mount Nibiru e se studiamo il piano con Tifa, il piano di Tifa ovviamente, non quello nella Shinra Mansion. E infine abbiamo HP Absorb e MP Absorb, HP MP Kyushu, assorbimento HP ed MP. Entrambe arrivano a livello Master con 100.000 AP e si possono linkare a tutte le Magic e Summon e a Steel, Sense, Throw, Morph, Deathblow, Manipulate, Mime e Master Command. Per l'HP Absorb, quando la materia linkata fa un danno, ci viene ritornato il 10% del danno come cura, con l'MP invece ci viene ritornato l'1% del danno come MP. Entrambi le possiamo trovare a Wutai durante la questline di Yuffie, ma la HP Absorb possiamo anche trovarla a Northern Cave. Passiamo alle Purple Materia, le Independent Materia, chiamate così perché per l'appunto agiscono in maniera indipendente, le equipaggiamo e finiscela. Iniziamo con Cover, Kabau, copertura, aumenta la vitalità di 1, va a livello 2 con 2000 AP, a livello 3 con 10.000 AP, a livello 4 con 25.000 AP e al Master con 40.000 AP. Ad ogni livello c'è il 20% di possibilità in più che possa coprire un alleato. Si trova nel Sector 5 vicino a casa di Erif. È la prima Purple Materia che prendiamo. Proseguiamo con la Chocobo Lure, Chocobo Yose, raccoglitore di Chocobo. Aumenta la fortuna di 1, va a livello 2 con 3.000 AP, a livello 3 con 10.000 AP, a livello 4 Master con 30.000 AP. Ne abbiamo già parlato abbondantemente dello Chocobo Lure, che ci permette di incontrare o di moltiplicare la possibilità di incontrare un Chocobo, e si può acquistare la Chocobo Farm da Green Green quando ci parliamo, oppure si troverà a dare nella fattoria dove aver ottenuto l'aeronave. Long Range, Enkyori Kogeki, attacco a lunga distanza, va a livello Master con 80.000 AP e ci permette di infliggere gli stessi tipi di danni a prescindere da quale row siamo, oppure ci permette di colpire chi sta alla 16ª row, ossia i Long Range, e si trova nella Mithril Mine. Counter Attack, Counta, contrattacco, va a livello 2 con 10.000 AP, a livello 3 con 20.000, a livello 4 con 50.000, a livello Master 5 con 100.000 AP. Ci permette di infliggere un contrattacco fisico col 20% di possibilità a sommare per ogni livello. La otteniamo sconfiggendo Materia Keeper, si trova a terra, oppure come ricompensa al Chocobo Square per le vittorie di rango A e S, oppure estercelo da là come ricompensa dopo aver vinto 10 volte le corse Chocobo di classe S. Proseguiamo con Elemilure, Teki Yose, raccoglitore di nemici, diminuisce di nuovo la fortuna, va a livello 2 con 10.000 AP e a livello 3 con 50.000 AP, cioè Master. Ne abbiamo anche questo spiegato nella Cose Run, aumenta gli incontri casuali. Possiamo ottenere la Battle Square con 5.120 Battle Point prima di ottenere il Tiny Bronco, quello che abbiamo fatto noi, 800 Battle Point dopo, ma prima di ottenere l'aeronave, 250 Battle Point praticamente regalata dopo aver ottenuto l'aeronave. Speed Plus, questa non l'abbiamo ancora presa. Stupido, Speed, velocità. Aumenta la dexterity del 10% ad ogni livello, va a livello 2 con 15.000 AP, a livello 3 con 30.000 AP, a livello 4 con 60.000 AP e a livello Master con 100.000 AP. La possiamo comprare a Battle Square con 20.480 Battle Point prima di ottenere il Tiny Bronco, 12.800 Battle Point dopo, ma prima di ottenere l'aeronave, e con 4.000 Battle Point dopo aver ottenuto l'aeronave. MP Plus e HP Plus. MP Appu e HP Appu per l'appunto sono gemelle degli Speed Source, per quanto qua si chiamano Plus e non Source, per quanto di nome giapponese è lo stesso. MP Up, HP Up.
vanno a livello 2 con 10.000 AP, a livello 3 con 20.000 AP, a livello 4 con 30.000 AP e a livello 5 con 50.000 AP. Aumentano gli HP o gli MP dell'alleato del 10% a livello, quindi fino al 50%, e può arrivare staccato massimo al 100%. Si possono comprare entrambe a Cosmo Canyon, a Middle, a 8.000 Guil, e si può ottenere preventivamente un HP Plus facendo tra 60 e 90 al minigioco di Rufus. Luck Plus, Lucky, Fortuna. 15.000 AP per il livello 2, 30.000 AP per il livello 3, 60.000 AP per il livello 4, 100.000 AP per il livello 5. Anche questo aumenta Luck, la fortuna del 10% a livello. E si può trovare esclusivamente al Tempolo of the Ancient. Infine, Preemptive. Anche questa non l'abbiamo ottenuta, anche se l'abbiamo vista equipaggiata al Cloud di livello 1 nel flashback, dove abbiamo visto anche Sephiroth. Sensei Kogeki, attacco anticipato. Aumenta la dexterity di 2, va a livello 2 con 8.000 AP, a livello 3 con 20.000 AP, a livello 4 con 40.000 e a livello Master 5 con 80.000 AP. Abbiamo già visto cosa fa la Preemptive. Aumenta la possibilità di Preemptive Attack del 6, 9, 11, 13, 19%. E poi a livello Master abbiamo anche il PEM, ossia quel bonus di ottenere delle situazioni a noi favorevoli. Si può comprare a Battle Square prima di ottenere il Tiny Prong con 10.240 Battle Point, dopo, ma prima dell'aeronave, con 6.400 Battle Point, e dopo aver ottenuto l'aeronave con 1.000 miseri Battle Point. Probabilmente noi la prenderemo non appena presa l'aeronave, insieme allo Speed Plus ovviamente. E infine passiamo alle Red Materia. Anche queste le divideremo in Type A e Type B, perché dalla prima fino a Titan le variazioni saranno meno 2% di HP massimi, 2% in più di MP massimi e un aumento di 1 in Mag. Mentre nella Type B, che inizierà da Odin, diminuzione del 5% negli HP massimi, aumento degli MP massimi del 5%, aumento della Mag di 1 e aumento dell'MDef di 1. E quindi vediamo. Tutte le Summon Materia, le Red Materia, sono uniche, escludendo i glitch per poter ottenere più Phoenix o più Alexander, anche se qui non vedremo nessuna delle due attualmente. Chocomog, ossia Choco e Mogri, non dirò il nome giapponese perché l'abbiamo già viste per tutte, eccetto che per l'ultima, perché l'abbiamo appena ottenuta e non l'abbiamo vista nella cosa, ma la vedremo appena possibile ovviamente, quindi non dirò il nome nipponico, con traduzione. PS, il livello, oltre ovviamente a duplicarla quando otteniamo il livello Master, ci permette di invocare più volte la stessa materia, perché sennò possiamo utilizzarla solo una o due in base al livello, volte per battaglia, fino a 5, escludendo la Master Summon che ci permette di invocare infinite volte la materia definita. Iniziamo con Chocomog, per l'appunto. Chocomog va a livello 2 con 2000 AP, a livello 3 con 14.000, a livello 4 con 25.000, a livello 5 con 35.000 AP, e si trova nel Chocobo Farm interagendo con Chocobo nella stalla. Dopo che i Chocobo se ne andranno, dovremo catturarne uno, e prima di muoverlo parlando con Green Green, possiamo farlo danzare per ottenere la nostra Chocomog. Shiva, 4.000 per il livello 2, 15.000 per il livello 3, 30.000 per il livello 4 e 50.000 per il livello 5. La togliamo a Junon come regalo di riuscita dopo averla salvata. Se invece abbiamo le materia piene, la troveremo sul letto. Per piene intendo quando abbiamo 128 materie e quindi non possiamo ottenerne di più. Ifrit, 5.000 per il livello 2, 20.000 per il livello 3, 35.000 per il livello 4, 60.000 per il livello 5. La troviamo nel cargo ship dopo aver battuto Genova Birth ed è instabile. Ramu, 10.000 per il livello 2, 25.000 per il livello 3, 50.000 per il livello 4, 70.000 per il livello 5. La troviamo nel Chocobo Lounge a Gold Saucer dopo aver sconfitto Dain in quel piccolo frangente dove non possiamo più rientrare ed è quindi missabile. Cosa ci fa una materia distruggente in mezzo al nulla dove tante persone, fondamentalmente ladri, perché vengono dalla Coral Prison, possono accedere? Non lo sapremo mai. Titan, l'ultima di Type A. 15.000 per il livello 2, 30.000 per il livello 3, 60.000 per il livello 4, 80.000 per il livello 5. La troviamo nel Gongaga Reactor. La possiamo vedere visivamente come Summon Materia, materia rossa sul pavimento, dopo aver ottenuto l'aeronave, ma possiamo prenderla anche prima se sappiamo dove cercarla. Odin, la prima di Type B. 16.000 AP per il livello 2, 32.000 per il livello 3, 65.000 per il livello 4, 80.000 per il livello 5. La troviamo dentro la cassaforte nella Shira Mansion, ovviamente aprendola sapendo la combinazione. Leviathan, questa non l'ho fatta ancora vedere come si ottiene perché non ho voluto sconfiggere appositamente Godo per via della sua enemy skill, ma si può benissimo ottenere al CD1. 18.000 AP per il livello 2, 38.000 per il livello 3, 70.000 per il livello 4, 100.000 per il livello 5. Come detto, si ottiene sconfiggendo Godo, l'ultimo della pagoda, a Wutai. Bahamut, 20.000 per il livello 2, 50.000 per il livello 3, 80.000 per il livello 4, 120.000 per il livello 5. Si trova al Temple of the Ancient dopo aver battuto il Red Dragon ed è per questo missabile. Infine, Kjata, 22.000 per il livello 2, 60.000 per il livello 3, 90.000 per il livello 4, 140.000 per il livello 5. Anche questo ancora non ho mostrato, perché praticamente l'ho ottenuto e poi abbiamo finito il CD1.
Si ottiene nella Sleeping Forest, ma a differenza di Shiva, che è stato fatto in maniera intelligente, nel caso avessimo l'inventario pieno con 128 materia e prendiamo la Kujata, la perderemo, la otterremo perdendola praticamente. Grande la programmazione di Final Fantasy VII, un glitch così famoso e mai patchato. Con questo è tutto per quanto riguarda le materia del CD1, ovviamente, per Final Fantasy VII. E ci vediamo, sentiamo, in un prossimo episodio extra della Cose Iran!